Un saluto da questi bellissimi boschi dell'Appennino Reggiano, carissimi amici e amiche. E oggi ho deciso di continuare con la serie Biblioteca Esoterica. Vi illustrerò dunque, come richiesto da molti di voi, alcuni libri di magia che fanno parte del video Biblioteca Esoterica 2. E spero apprezziate questa bellissima cornice naturale. Adesso cercherò un posto dove poter sedermi e illustrarvi in maniera adeguata quanto promesso. Ecco, ho trovato un posto dove posso stare seduta tranquillamente e vi illustrerò adesso i libri di cui vi ho parlato. Allora, il primo libro che intendo illustrarvi è questo di Azilut, Compendio di Magia Pratica. E quando l'ho ordinato online, un po' a scatola chiusa, come sempre succede quando si compra un libro senza averlo prima potuto sfogliare, e non pensavo che fosse un manuale così ricco, completo e ben fatto. È una vera miniera di rituali, di facile esecuzione e facile procura dei materiali per eseguirli, rituali di vario genere, antichi, classici, moderni, suggerimenti per la preparazione di amuleti, di talismani, e un libro indicato sia per i principianti che per i più esperti. E conto di fare un video al più presto per illustrarvi alcuni di questi rituali. Intanto, cari amici, vorrei leggervi il rituale che è a pagina 59. È il rituale per superare magicamente la depressione. Procuratevi della carta e una matita, oltre ad alcune candele bianche ed altre nere. Maggiore sarà la vostra depressione, più alto dovrà essere il numero delle candele. E se un evento vi turba, come un decesso, una separazione, un fallimento, fate e dite quanto segue. Accendete le candele nere e dite: queste candele nere rappresentano la mia sofferenza. Precisate a voce alta ciò che vi opprime, lasciando parlare i vostri sentimenti e le vostre emozioni. Fate una pausa, il tempo di ritrovare la calma. Ora sentirete che tutto quanto vi opprimeva e addolorava si è esaurito. Accendete una candela bianca, sforzatevi di sorridere e pronunciate queste parole. Io sorrido adesso alla bellezza della vita. Accendete un'altra candela bianca ed esprimete un nuovo pensiero che corrisponde alla vostra situazione. Agirete in questo modo per ogni candela bianca accesa. In seguito, concentratevi prima di dichiarare: il piacere di vivere torna in me, il dolore e la sofferenza sono scomparsi, la tristezza e la depressione non sono che brutti ricordi, io intravedo le felici cose a venire, e così sia. Ripetete quest'ultima frase tutte le volte che saranno necessarie per percepirne veramente la potenza benefica che entra in voi e agisce come un balsamo sulle vostre sofferenze. Il secondo libro che intendo illustrarvi, carissimi, è il libro della magia bianca. E l'autore di questo libro, come ho già detto in un video, perché ho fatto anche un video su questo libro, e dicevo, l'autore di questo libro, tiene corsi di magia evocativa a Winchester, in Inghilterra. Nel libro ci illustra formule e rituali che possono aiutarci in vari settori della nostra vita: amore, salute, affari. L'autore sostiene che ognuno può mettere in atto da sé formule e rituali, mettendo in moto le forze magiche che consentono di modificare uno stato di cose. Ma lo scopo deve tendere al bene e bisogna seguire un ordine, delle leggi e delle regole precise, altrimenti l'azione magica potrà ritorcersi in forma negativa su chi la pratica o, oppure su chi specula su di essa per fini disonesti. Per la maggior parte di questi rituali è richiesta la tavola della polarità o tavola cosmica che è presente nel libro. Eccola. Dunque, a mio parere, siamo già a un livello a un gradino di magia più elevato rispetto, al libro precedente, ma i neofiti, praticando questi rituali, acquisiranno senz'altro maggiori competenze. Il terzo libro che vorrei illustrarvi è questo bellissimo libro di magia cerimoniale. Questo libro, è molto affascinante, ma non è consigliato ai neofiti. Uno, dei primi membri della società ermetica della Golden Dawn, descrive nei dettagli le tecniche cerimoniali per padroneggiare,
il potenziale psichico e spirituale della coscienza umana. La descrizione dei rituali è basata proprio sulla conoscenza diretta di Israel Regardi. Dà anche istruzioni sull'abbigliamento, sulle suppellettili, su oggetti rituali da usare, collegando le pratiche occulte moderne con le antiche cerimonie magiche. E dice anche che la ripetizione quotidiana del rituale permette l'atto finale di iniziazione, cioè l'illuminazione, che è la vera meta dell'occultista. Passo a illustrarvi adesso il quarto libro. Sfoglio ancora un po' questo bellissimo libro di Regardi per i più esperti. E il quarto libro è quello di Henry d'Urville, Segreti e rituali di alta magia. E anche questo libro non è per principianti, vi si illustrano segreti e rituali dei popoli antichi e di varie tradizioni religiose ed esoteriche, con gli strumenti e i simboli atti ad eseguirli. Ad esempio si parla della bacchetta, che è un agente attivo contro il male, della cifra 4, che è simbolo di stabilità, della natura occulta del fuoco, del soffio, del potere magnetico della mano, del rito delle unzioni, della croce, del tau. Sono presenti anche rituali pratici sotto forma di segreti per distruggere sortilegi malefici. Riuscire in un progetto, vincere al gioco o trasmettere il potere guaritore. Senz'altro un libro molto valido. Ma uno dei miei preferiti è soprattutto questo, Eliphas Levi, Il rituale dell'alta magia. Consigliato soprattutto agli esperti, quantomeno a coloro che hanno già le nozioni base della magia. Infatti si parla di procedimenti di altissima magia, come l'equilibrio magico, il triangolo, le evocazioni, i pentacoli, lo scongiuro dei quattro con la maniera di domare e asservire gli spiriti elementari e i geni malefici, il pentagramma fiammeggiante, il settenario dei talismani, la triplice catena, il cerimoniale degli iniziati, la chiave dell'occultismo, la trasmutazione e la necromanzia. Con un cerimoniale per l'evocazione dei defunti, veramente affascinante, che adesso andrò a leggervi. Allora, prendiamo la pagina 82. Adesso mi appresto a leggerlo. Eccomi qui pronta a leggervi questo bellissimo rituale. Allora, si deve prima di tutto raccogliere i ricordi di colui o di colei che si desidera rivedere, gli oggetti che gli sono serviti e che hanno mantenuto la sua impronta energetica. E poi bisogna mobiliare una camera dove la persona abbia abitato, sia un locale simile dove si metterà il suo ritratto velato in bianco, in mezzo ai fiori che la persona amava e che tutti i giorni si avrà cura di rinnovare. E si dovrà poi osservare una data precisa, cioè un giorno dell'anno che sia stato particolarmente notevole per il nostro affetto, come la sua festa o un giorno che abbiamo ragione di credere sia ricordato dalla sua anima, per quanto felice essa sia altrove. E questo giorno sarà quello che sceglieremo per l'evocazione e a cui ci si preparerà durante un periodo di 14 giorni. In questo tempo sarà necessario guardarsi dal dare a chiunque le prove di affetto che il defunto o la defunta avevano il diritto di pretendere da noi e si dovrà osservare una castità rigorosa e vivere ritirati e non fare altro che un pasto modesto e una leggera colazione ogni giorno. Ogni sera poi, alla stessa ora, sarà necessario chiudersi nella stanza consacrata al ricordo della persona rimpianta, con una sola lampada dalla luce fioca, come una lampada funeraria o un cero, e si avrà cura di porre questa lampada dietro a sé e si scoprirà il ritratto di fronte al quale si rimarrà un'ora in silenzio. Poi si profumerà la camera con un po' di buon incenso e se ne uscirà senza volgere le spalle.
Il giorno fissato per l'evocazione sarà necessario vestirsi sino al mattino come per una festa. Non rivolgere durante la giornata a nessuno la parola per il primo giorno, non fare che un solo pasto composto di pane, vino, radici o frutta. La tovaglia dovrà essere bianca, si metteranno due coperti e si romperà una parte del pane che dovrà essere servito intero. Si metteranno anche alcune gocce di vino nel bicchiere della persona che si vuole evocare. Questo pasto deve farsi in silenzio, nella camera delle evocazioni, di fronte al ritratto velato. Poi si porterà via tutto quello che è servito per il pasto, a eccezione del bicchiere del morto e della sua parte di pane che saranno lasciate davanti al suo ritratto. La sera, all'ora della visita abituale, si andrà silenziosamente nella camera, si accenderà un fuoco chiaro con legno di cipresso e vi si getterà 7 volte dell'incenso, pronunciando il nome della persona che si vuole vedere. Si spingerà poi la lampada e si lascerà morire il fuoco. Quel giorno non si svelerà il quadro. Quando la fiamma sarà spenta, si rimetterà l'incenso sui carboni e si invocherà un'entità a noi benefica, secondo le formule della religione a cui apparteniamo e secondo le idee che abbiamo della divinità. E facendo questa preghiera sarà necessario identificarsi con la persona evocata, parlare come essa parlerebbe, e credersi in un certo modo lei stessa. Poi, dopo un quarto d'ora di silenzio, parlare come se fosse presente, con affetto e con fede, pregandola di farsi vedere. Rinnovare mentalmente la preghiera, coprendo il viso con due mani, e chiamare 3 volte ad alta voce la persona. Attendere in ginocchio con gli occhi chiusi o coperti qualche minuto, parlandole mentalmente, poi chiamarla ancora 3 volte. Con voce dolce ed affettuosa e aprire lentamente gli occhi. Se non si vedrà nulla, sarà necessario rinnovare l'esperimento l'anno successivo, nello stesso giorno, fino a 3 volte, e certo che almeno la terza volta si otterrà l'apparizione desiderata. E più si sarà fatta attendere, più essa sarà visibile e impressionante per la sua realtà. Spero che questo rituale vi sia piaciuto. Adesso questo bel libro che parla della sfera di cristallo. Sfera di cristallo, tecniche di divinazione, rituali ed esorcismi. Come sappiamo, la sfera è lo strumento più adatto a captare le vibrazioni del piano astrale, è dunque un catalizzatore di energia e può essere usata per operare rituali magici, esorcismi e veggenza. L'autrice ha posto in questo libro, molto ben fatto, tutte le nozioni relative all'argomento, le operazioni preparatorie della sfera, i rapporti di numeri e simboli con la sfera, i metodi di consultazione e poi argomenti di interesse comune, quali come sapere dove si trova una persona lontana, come far tornare la persona amata, guarigioni psichiche con l'aiuto della sfera, come comunicare con l'aldilà mediante la sfera di cristallo. Belle le foto di una chiaroveggente mentre opera con la sua sfera. Guardate come sono belle. Eccole, spero si vedano abbastanza. Eccole qua. L'ultimo libro di oggi è questo di Butler, Telepatia e chiaroveggenza, i segreti della comunicazione mentale. In questo bel libro l'autore ci dà preziosi consigli per sviluppare due facoltà paranormali in noi latenti, ma che tutti abbiamo, cioè la telepatia e la chiaroveggenza. La prima consiste nella trasmissione del pensiero da mente a mente e anche nella visione mentale di scene e avvenimenti che si svolgono lontano dal percipiente, e la seconda, invece, consiste nel vedere con il terzo occhio fatti, persone ed eventi che possono essere collocati nel presente, nel passato e nel futuro. L'autore fornisce tecniche e esercizi idonei proprio a sviluppare queste facoltà, particolarmente preziose quelle per predire gli eventi futuri, per l'appunto con la chiaroveggenza. Da questo bel libro,
molto completo. Io mi auguro di trarre al più presto un video esplicativo. Come vedete, lo sto leggendo con molta molta attenzione. Avevo già fatto un video sulla chiaroveggenza, però non parlavo della telepatia. E invece in questo libro approfondirò la chiaroveggenza e parlerò anche della telepatia. Un saluto, carissimi, da qui. Un saluto, un abbraccio a voi tutti, un bacio dalla vostra Patti Lanzi.